un'esplosione di stili diversi, ognuno caratteristico dei luoghi del mondo nei quali le chiese sono state costruite, ma protesi verso la celebrazione di un'unica fede. È la caratteristica principale delle chiese dei Gesuiti, cui è dedicata la mostra fotografica dell'artista argentino Pablo de la Riestra, presso le chiese del Gesù e di Sant'Ignazio a Roma fino al 30 giugno. Le fotografie in mostra offrono la possibilità di fare un giro del mondo virtuale nelle località e alle latitudini in cui si svolse l'espansione della civiltà e della cristianizzazione dalla scoperta dell'America fino all'Ottocento, sia nel nuovo che nel vecchio continente. La Compagnia di Gesù ha fatto delle proprie chiese e delle proprie missioni sia un presidio di fede sul territorio, con il compito di diffondere la parola del Vangelo nelle nuove terre, sia un polo didattico per l'educazione religiosa non solo dei più giovani. Di queste caratteristiche delle chiese e dei monasteri della Compagnia di Gesù parliamo con il professor Claudio Strinati, storico dell'arte. Il principio fondamentale è stato sempre mantenuto. Lo spazio della chiesa è uno spazio di accoglienza. È un'accoglienza religiosa, è ovvio, è la chiesa, però è un'accoglienza anche di tipo eminentemente laicale, vale a dire è luogo di dialogo, di riflessione, di studio. Per esempio il patrimonio artistico delle chiese gesuite ha sempre una caratteristica molto fortemente didattica. In fondo i gesuiti hanno attuato una politica che si potrebbe veramente definire imperiale, nel senso che hanno attratto a sé i popoli come se li avessero conquistati, ma non li hanno conquistati con la forza delle armi, ma con la forza della fede, della cultura, del convincimento. Però il criterio è analogo a quello degli antichi imperatori, cioè là dove sono andati ogni volta hanno insegnato la propria dottrina e anzi hanno formato intere popolazioni, ma sempre passando al filtro della mentalità locale, cioè adeguandosi a ciò che le persone di quei luoghi già sapevano. E questo effettivamente è un fenomeno unico nella storia. Attraverso l'architettura e la geometria degli spazi, l'arte dei gesuiti ha favorito la preghiera e il dialogo dei fedeli con Dio, consentendo loro di apprendere la storia del cristianesimo e la catechesi mediante la didattica delle immagini e delle pitture delle chiese. Abbiamo chiesto all'autore delle foto in mostra, l'argentino Pablo de la Riestra, se c'è un qualche elemento distintivo del linguaggio artistico dei gesuiti nelle varie parti del mondo. A differenza dell'architettura protestante, l'incremento dei reliquiari, ovvero della devozione alle reliquie post-concilio di Trento, introduce certamente nel mondo spagnolo un'architettura specifica di reliquiari che è molto gesuitica. Non è esclusiva, ma è molto gesuitica e un'altra serie di aspetti. La ricchezza è veramente infinita ed è uno dei motivi per cui si può affermare che l'architettura gesuitica sia rivoluzionaria e in ogni luogo ha anche caratteristiche molto proprie, per cui è stato impossibile copiare. È quindi interessante notare che non si tratta di pure riproduzioni della chiesa del Gesù di Roma, ma di elementi molto creativi, soprattutto nel centro Europa, un movimento molto forte di post-gotico, che nega la tradizione italiana o classica e contemporaneamente continua con caratteristiche proprie. Non si tratta però di un linguaggio provinciale, ma di un'espressione pienamente cosciente, considerata affascinante, molto bella.